Cioè, secondo te con Eliana dalla gara 5 riuscirà a portarla a sera a gara 5? Sì, certo, potrebbe essere, comunque sono forti e potrebbero passare, arrivare a gara 5. Ah, no. Cari amici di Sport, siamo qui con il nostro amico Alessandro che in gara 1 ci preconizzò che la serie si sarebbe allungata almeno a gara 4. Visto che ha avuto doti di vaticinio, come finirà questa volta? Non dico che vinceranno, non dico che perderanno, dico che se la giocheranno. Di certo, meglio che vincano oggi, così ci sarà una quinta cosa, una quinta serata, no? Si prolunga ancora di più. Salve, siamo di Sport, posso farle due domande, sì. Presidente? Cari amici di... Soggezione. Cari amici di Sport, siamo qui col Pete Doherty, Deno Atri, che avevamo già visto in gara 1, però oggi un po' sottotono. Volevo vincessero, sinceramente. Non hanno vinto, però la storia comunque è figa. È la storia del non budget. È la storia di qualcuno che non ha una squadra costruita a tavolino per vincere, che vince nonostante sistemi preconfezionati. Ora non abbiamo vinto, ci mancava pochino per vincere, no? Non abbiamo vinto, abbiamo perso quindi. Il mio amico Giovanni Furlanetto, grande, grandissimo calciatore, mi insegna che quando si perde, si perde. Tuttavia è un buon modo per provarci perlomeno, provare a sfattare quelli che sono sistemi che garantiscono vittorie. Invece io voglio le vittorie delle idee. No. Ma allora come la mettiamo con chi dice che la storia la scrive solo chi vince? Cari amici di Sport, siamo qui con la barista del VIP Lounge, il Palaverde, come avevamo già detto in gara 1, c'è della qualità. Rimane il rammarico per questa sconfitta che significa fine della stagione? Sì, ma alla fine siamo arrivati tanto in alto e magari non ce lo si sarebbe neanche aspettati. Quindi va bene così, è stata una vittoria lo stesso. Qui nascosta tra le ragazze c'è Miss Tarzo. E che vuol dire? Tarzo è un paese magico della ridente provincia trevigiana della Marca e c'è Miss Tarzo, per favore, venga qui. Si presenti, per favore. Abbiamo Miss Tarzo. Che cos'ha di magico il paese di Tarzo? Ce lo spieghi? Tarzo è un paesino piccolino in provincia di Treviso e non c'è niente di speciale davvero. Un sacco di orologi al quarzo a Tarzo. Tra e come mai non ci hanno mai girato un film che nessuno ci è venuto studio aperto? Quale concorso ha vinto? No, ho vinto Miss Animatrice. Beh, c'era la qualità, diciamo, allora. Non sono fatta per i concorsi, mi spiace. Quindi un colpo di fortuna. Non è fatta per i concorsi, ma è fatta molto bene. E infatti, la Marca Gioiosa, c'è la qualità. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Va bene, può essere. Impareremo a suonare anche la chitarra. Ciao, siamo di Sport, un backstage, una cosa simpatica. Siamo tutti bagnati di prosecco. Siete riusciti a ripetere il miracolo della Sisley e riempire il Palaverde? Sì, esatto, abbiamo fatto questo miracolo e ora si può fare meglio. Ci puoi stappare le bottiglie qui vicino? Qui facciamo. Sì, se fai una ripresa. Sì. Sei stato al liceo a Dolo, sei stata che poco, tu ho fatto ginnastica con la tua classe quando sei stata al liceo scientifico. Sì, ho fatto 2 anni lì, prima e seconda superiore. Eri in classe con Alberto Stefani. Esatto, sì. Io sono un suo amico. Cari amici di Sport, siamo qui con Valentina Fiorin che ha condiviso con uno dei vostri inviati anche il breve percorso scolastico nello stesso liceo. Però siamo comunque contente e contente anche di... Ok, grazie a voi. Cari amici di Sport, siamo qui con Carlotta Daminato, che qui le amiche dedicano la canzone di Loredana Bertè perché se lo merita, una bellezza, e comunque esce a testa alta nonostante la sconfitta, non è vero?
Cari amici di Sport, mi sembra di essere il nipote di Luigi Necco, siamo qui nel backstage della partita. La partita qui si brinda con il prosecco, ma come mai? L'Imoco ha perso, perché si brinda lo stesso? Brindiamo per l'ottima stagione delle nostre ragazze, brindiamo per tutto l'aiuto che ci hanno dato i nostri sponsor e per tutta la partecipazione del pubblico che è ancora qui, sebbene questa sera abbia vinto qualcun altro, siamo ancora qui a festeggiare e non c'è di più, basta che guardi la gente in giro, non vi lasciamo andare in spogliatoio, ma in spogliatoio la festa è ancora grande. Un brindisi a Limoco, al prossimo.